Ben ritrovati al TG Canavese in 2 minuti, le notizie di oggi, giovedì 18 gennaio. Ennesimo atto di bullismo a scuola. Sono in corso le indagini sulla recente aggressione avvenuta nei confronti di un 14enne all'uscita da un istituto professionale di Ivrea. Il ragazzino è stato colpito con un pugno alla testa da un 17enne ed è finito a pronto soccorso. I genitori hanno sporto denuncia. Con ogni probabilità il 17enne, già protagonista di episodi di bullismo, verrà espulso. I carabinieri della stazione di Ivrea hanno denunciato la procura dei minori di Torino per porto di armi o strumenti atti ad offendere uno studente di 14 anni che, controllato martedì pomeriggio in via Gozzana Ivrea, è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di un coltello a serramanico custodito in una tasca del giubbotto. Ieri sera a Caselle Torinese, i carabinieri di Legni, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno denunciato per introduzione e abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo tre pastori. Si tratta del padre e fratello di 64 e 38 anni dei tre pastori in carcere con un complice, accusati di aver ucciso altri due pastori rumeni nelle campagne di Castelrosso, e di un rumeno di 31 anni che lavorava per loro in nero. I tre permettevano di far pascolare abusivamente il proprio gregge di circa 1000 ovini su due terreni senza le relative autorizzazioni da parte dei rispettivi proprietari. È stato anche richiesto l'intervento dei veterinari dell'ASL 4 per la presenza di 5 ovini morti. E adesso 30 secondi di pausa, restate con noi. Ristorante Juanun, la vera cucina piemontese dal 1935. Vuoi gustare il vero fritto misto alla piemontese? Gli innumerevoli antipasti e gli agnolotti al sugo di arrosto come vuole la tradizione? Da Juanun, specialità piemontesi. E per gli amanti del pesce, li stupiremo. Sempre la giusta atmosfera per pranzi, cene di lavoro, feste di compleanno e serate particolari. Ristorante Juanun a Rivarossa, per gli intenditori della buona cucina. Bentornati in studio. Domani, venerdì 19 gennaio alle 15.30, presso la parrocchia di San Giacomo a Rivarolo Canavese, verranno celebrati i funerali di Giovanni Provenzano, 67 anni, medico ed ex assessore comunale dal 98, secondo mandato della giunta guidata da Edo Gaetano, ai servizi socioassistenziali prima e poi allo sport. Alla famiglia anche il cordoglio del direttore generale dell'ASL 4, Lorenzo Ardissone, in una nota ha ricordato l'impegno profuso in ambito sanitario. Ieri sera, dopo un lungo confronto tra l'amministrazione di Caselle e Mappano, si è raggiunto l'accordo che sancisce il passaggio dei 6 dipendenti del CIM, Consorzio Intercomunale di Mappano, dal comune di Caselle a quello di Mappano. A dare le notizie il sindaco di Mappano Francesco Grassi, che dopo quasi 5 ore di trattative ha trovato un accordo con il sindaco Luca Baracco di Caselle sul futuro di questi 6 laboratori. È tutto per questa edizione, vi ricordo per le altre notizie potete collegarvi a www.obiettivonews.it oppure scaricare l'app gratuita da App Store o Google Play. Buon proseguimento. Grazie.